di lavoro. Il problema non è il reintegro comunque, è il reintegro in caso di discriminazione. Se c'è un lavoratore discriminato, gli si toglie la dignità, questo è il problema. Però Lo senta, si chiami Cofferati. come vi pare. Senta Sì, Cofferati, mi dica. lei mi sembra che sia in questo filone di pensiero per cui in realtà appunto è stato l'esordio del suo intervento qui da noi. Adesso in realtà non è la riforma cruciale quella del mercato del lavoro, non serve a creare posti di lavoro, che è un'argomentazione naturalmente come dire, tipica di una parte della sinistra e che si sente molto. Però allora io le chiedo, No, ma secondo posso lei, aggiungere una se è così, cosa? no, però se è così, perché allora ci viene richiesto con così tanta forza proprio questa riforma come condizione, tra le condizioni per la flessibilità, per ottenere addirittura la possibilità di sforare un po' nei vincoli di bilancio? Vorrei capirlo, ma penso e temo che sia ideologia. Quando la signora Fornero ha fatto la legge che tanto ha fatto discutere, quella legge è stata presentata come la chiave di volta per la crescita. Hanno modificato e svuotato anche l'articolo 18. Le risulta che si sia creato un nuovo posto di lavoro. La disoccupazione è aumentata e quella giovanile addirittura è arrivata a livelli drammatici. C'è la prova provata che le modifiche ai contratti, sia in ingresso che in uscita, che i cambiamenti nei rapporti, non servono se non c'è una crescita economica e da soli non stimolano la crescita. Dalla Fornero ad oggi la disoccupazione è diventata un dramma per questo Colpa paese. I Fornero. numeri sono lì davanti agli occhi di tutti. Dunque, quando si dice vogliono difendere, sì, Sorgi, la colpa è della Fornero, che ha stravolto il mercato del lavoro peggiorando le condizioni per tantissime persone senza risolvere un accidente. Della Sentiamo. Fornero, di Monti e di chi li ha sostenuti anche in Europa, non Allora. soltanto in Italia. Avete i numeri davanti agli occhi, spiegatemi perché la disoccupazione di fronte ai cambiamenti che ci Perché sono c'è la stati non recessione. solo non è calata ma è aumentata. Altri paesi hanno cominciato a Spiegatemelo. Io crescere. sono Perché c'è la disposto, recessione benissimo, e onorevole. la ma mi perdonate. Guardate i Sì. paesi Keynes è europei con rivolta i nella quali tomba. concorriamo, hanno tutti problemi, Puglisi dice. hanno Sento. tutti problemi. In alcuni Keynes è casi le rivolta nella tomba. loro tutele sono più forti di quelle italiane. Insomma, Allora chiedo c'era una un momento, cosa. c'era Sorgi Ha un che voleva. sistema di relazioni che fa Cerchiamo. impallidire quello italiano. Allora, chiedo scusa perché con il collegamento naturalmente è tutto un po' più complicato e c'è il ritardo, però Sorgi voleva fare una domanda a Cofferati, poi c'era un commento Me di ne rendo Puglisi e vedevo conto. anche Lina Palmerini. No, io volevo chiedere, io ovviamente quando vedo Cofferati mi ricordo la grande manifestazione del Circo Massimo, cioè perché 2002. questa storia della cancellazione o della trasformazione.